macchine che non dovevano occupare la corsia dei tram la occupavano e davano disturbo a quello che era il servizio pubblico. Scattata la caccia ai furbetti, automobilisti che per evitare code e traffico passano lungo le corsie dedicate ai mezzi pubblici. Per dissuaderli da questa cattiva pratica, da oggi sono attive due nuove telecamere in corso Santi Felice e Fortunato di fronte all'INPS e in Viale Venezia davanti alla stazione ferroviaria in corrispondenza dei due varchi. Ben venga, perché è un servizio in più ai pedoni, diciamo, a chi deve attraversare. Io il problema personalmente l'ho sentito pochissimo. Nei momenti di maggior traffico c'era effettivamente l'esigenza di fare qualcosa. Dovrebbe essere giusto finché la corsia è per l'autobus, quindi nessuno dovrebbe andare solo. Indubbiamente, staccando le due cose, non c'è commistione, quindi è un punto nevralgico della città uscire, soprattutto qui uscendo dalla stazione, da cui, come sappiamo, vengono fuori anche alla spicciolata, dai due avanti, tre più tardi, potrebbe essere una giusta cosa. Controlleranno gli accessi e per i trasgressori sono previste sanzioni di 58 euro se la multa viene pagata entro 5 giorni o di 83 euro se pagata entro 60 giorni. Chi trasgredisce deve avere qualche ripercussione, no? Non fare i furbi, ecco. Il problema era che poi si rallentava il traffico degli autobus. Sicuramente, però se c'è una corsia preferenziale per l'autobus dovrebbe restarlo per l'autobus. Bisognerebbe appunto avere una mano un po' più ferma, anche contro quelli che parcheggiano contro mano. Non solo, da oggi viene riattivato anche l'impianto di controllo automatico degli accessi nella corsia riservata al trasporto pubblico locale di Corso Padova. Insomma, niente più scuse né tolleranza, la segnaletica non dà adito a fraintendimenti.